sarà il Krasno andare a battere il calcio d'inizio. La formazione lusa in campo con Scenemetti in porta, poi numero 6 Ciubenko, numero 23 Posmashny, numero 10 Biryukov, numero 2 Treziakov, numero 18 Glovatsky, numero 11 Yatsenko. Per il PSG invece in porta come sempre Douglas, poi abbiamo Ovr, Rui Fed, Kouamdi, Rafael Fernandez, Kelei e Venetilli. Parte dalla panchina dunque Colela, il leader difensivo, ma ci sarà sicuramente modo di vederlo. Perde pallone Kouamdi, parte velocemente il contrattacco del Krasnodar che prova dalla grande distanza la conclusione un po' velleitaria da parte del numero 18 Glovatsky, anzi numero 10 Biryukov, che ha nelle sue corde questo tiro, questo genere di conclusione della distanza. Pallone largo, lontano, ancora Biryukov, unica punta del Krasnodar, lotta Venetilli, la palla viene recuperata poi da Ovr in vantaggio sul suo avversario che è il numero 11 Yatsenko. Ma la sfida è nella prova tra l'anime per il PSG. Ricordiamo il regolamento per l'ultima volta, due tempi da 20 minuti, non ci sono rigori in caso di parità perché siamo all'interno di un girone, dunque si può essere valido anche il pareggio che fa la classifica. PSG che attacca, la pressione di Kelleir, riparte da Scheremet, c'è un po' di vento, attenzione anche a questo tipo di soluzioni con lanci lunghi e passaggi che potrebbero venire influenzati dal vento. Attenzione all'azione molto potente da parte del numero 23 Posmashny, che arriva fino al limite dell'area e poi la pallone al centro, ma non ci sono compagni per la deviazione. Ieri Posmashny in rete ha segnato il gol del momentaneo 2-0 contro il Manchester United, ha segnato due reti, che ha segnato anche il gol decisivo per la vittoria sulla Juve. Protagonista è il numero 23 Nikita Posmashny di questo gironcino di consolazione. Ancora Krasnodar con il numero 6 Ciubenko, sbaglia però dentro a fare il PSG con Kelleir che può andare velocemente. Kelleir, intervento in scivolata molto buono ancora di Ciubenko e la palla recuperata dal portiere Yuri Scheremet, nato il 25 febbraio 2006 e uno dei giocatori più anziani, mille virgolette ovviamente, di questo Krasnodar. Pressing portato da Rui Fed che costringe il Krasnodar a ricominciare da dietro. Biryukov è arrivato a prendersi palla il capitano Krasnodar fino alla sua difesa, poi il contrasto con il numero 23 Posmashny che guadagna fallo laterale. Sta giocando, ricordiamo, contemporaneamente anche Juventus e Manchester United. I due risultati daranno forma alla classifica finale di questo raggruppamento di consolazione. Ancora Biryukov contrastato da Rui Fed e da Kouamdi che gli portano via il pallone. Poi all'indietro Fernandes per Douglas. Douglas mette in gioco per ancora Kouamdi. Scambio con Kelleir. Passaggio di ritorno un po' impreciso, deve tornare indietro il numero 2 dei francesi, ripartire dal portiere. Ancora Kouamdi, poi indeciso qui sul da farsi. Il peggio è un pallone difficile e deve controllarlo di petto Douglas. Un po' laborioso il disimpegno dei francesi che riescono comunque a, ecco, a perdere il pallone che alla fine viene riconquistato dal Krasno. Dal pallone avanti ancora per Biryukov, duello con Rui Fed, tiene palla il numero 10 che si gira molto bene, subisce fallo, punizione per il Krasno, dal fallo netto di Rui Fed che si era visto superato da Biryukov e l'ha messo a terra. Vedete un po', lo trattiene per il braccio, punizione dai 6 metri circa dalla porta di Douglas. Attenzione naturalmente alla soluzione di Yatsenko che a sorpresa si porta lui sul pallone in barriera. Ovr e Kouamdi, destro di Roman Yatsenko, ancora a caccia del primo gol nel torneo. Anticipo Kouamdi, poi c'è la conclusione a sorpresa, un momento di confusione che porta al tiro da parte di Yatsenko. Si trattava di Biryukov, appunto, è una bella parata di Douglas che si esibisce in questo bel intervento per mettere in angolo. È andato Biryukov, dunque, non Yatsenko, che invece va a battere questo calcio d'angolo. Pallone che si impenna dopo non c'è nessuna deviazione, c'è rimessa laterale a favore del PSG, se ne occupa Ovr. 5 minuti, 0-0, Juve intanto già in vantaggio con Torriero sul campo 1 per il Manchester United che a quanto pare si appresta a terminare in
dodicesima posizione questo mini torneo. Scatto di Keleik che costringe la Krasnodar a ripartire da Sheremet, i due numeri 12. Biryukov, lungo, anzi pardon, era il numero 18 Glovatsky, il capitano, non il 10 ma il 18 Glovatsky. Veneti lì, ma lungo per Rafael Fernandez, forse troppo lungo, rincorre inutilmente il pallone che rimbalza sulla ballerina e poi termina il palo laterale per il Krasnodar, porterà il pressing il PSG con le mani ancora il capitano Maxim Glovatsky. Il secondo giocatore più grande di quel, il terzo giocatore più grande di questo Krasnodar dopo Shubenko e Golubkov. Numero 5 adesso Gert, appena entrato in campo il giocatore del Krasnodar. Rimessa ancora per i russi, si è visto poco, si è vista soltanto un'occasione per il Krasnodar con la bella parata di Douglai su Biryukov, con le mani ancora Glovatsky, colpo di testa di Gert, si perde in fallo di fondo. Ovviamente gioca con le mani Douglai, poi Fernandes, poi Rui Fed per Kouamdi, ancora Rui Fed, ancora per Ilian Kouamdi. Scambiano palla lui e Lamine Rui Fed, poi il lancio troppo lungo, anche il vento non aiuta e la palla termina sul fondo. Noi siamo ancora entrati nel vivo di una partita che pone fine a un torneo molto intenso per questi bambini, 6 partite in 4 giorni, 4 nei primi due, che ha fatto sì che un po' di stanchezza sia del tutto comprensibile. Intanto con il destro Kelei trova la deviazione, trova un calcio d'angolo, il primo della partita anche per il PSG. Conclusione sporcata subito dall'intervento del difensore russo. Dicevamo di 4 partite nei primi 2 giorni, col PSG che si è ben comportato nella prima fase, uscendo sì quarto, però impensierendo il Benfica finalista e anche la Roma, è una partita a lungo alla pari con queste due squadre. Poi pareggio col Corinthians che gli ha di fatto impedito di proseguire il torneo nella fase a eliminazione diretta. Senza esito l'angolo, intanto qualche cambio nel Krasnodar, stanno per entrare il numero 4 Petrov e il numero 17 Kasparian. C'è un cambio, eccolo qui. Ci sono i due cambi per il Krasnodar, esce il numero 23 Posmashny, secondo a uscire. Ah, è uscito dall'altra parte il giocatore, si tratta di Shubenko, se non andiamo errati. In ogni caso, Rui Fed dalla grande distanza prova la conclusione. E attenzione, anche perché appunto il vento, come dicevamo, può rendere insidiosi i palloni. No, qui Sheremet qui controlla il tiro del numero 6 del PSG, pericolosamente vicino alla traversa, sembrava esserci comunque il portiere russo, ancora PSG dunque pericoloso con tiri da fuori. Fernandes per Rui Fed, arriva a dargli una mano Kouamdi, intanto è uscito, no non è uscito, è nascosto, è ancora in campo il numero 3 del PSG. Rui Fed, il velo di Veneti lì, non ci arriva però Fernandes, prova a ripartire il Krasnodar con Kasparian, mezzo a 3, tiene molto bene il pallone ma deve ritornare indietro. Il numero 2 Ted Tretsiakov in campo anche lui, molto bene Rui Fed in bello stile, mette giù di petto, poi Fernandes, ancora Rui Fed, Kouamdi. A vedere over, quando manca l'attimo però deve ricominciare da Rui Fed. Fernandes, uno contro uno, duello che viene vinto dal numero 7 del PSG, la rimessa in attacco per i francesi, tra i più brillanti di questo torneo, tra i più continui Rafael Fernandes, un solo gol ieri contro la Juve, ma prestazioni sempre di qualità sulla sua fascia preferita, la destra, messo in mezzo sempre palloni molto molto
interessanti. Ancora che lei guadagna rimessa laterale, ancora il PSG che da qualche minuto sta spingendo, mentre ha raddoppiato la Juventus. Con Adama Bufandar, allora Juve che si avvicina alla vittoria contro gli inglesi, la seconda vittoria sarebbe dopo quattro sconfitte nelle prime quattro partite. Il fallo in attacco da parte di Fernandes, la punizione, Krasdan la conferma le sue qualità in questi primi 10 minuti, ovvero fase difensiva ottima per i russi che non hanno subito alcun gol nella fase di consolazione e soprattutto hanno subito pochi gol anche dalle due squadre che hanno vinto il rispettivo giro, hanno subito 7 gol in 3 partite, perdendole tutte e 3, ma diciamo evitando imbarcate, 2-0 soltanto con l'Atletico, 3-0 contro l'Ajax, 2-1 con lo United, quindi nessun gol subito, è stata un'imbattibilità che per Scheremet dura da quasi 2 partite e mezzo a questo punto. Over regolare, la rimessa è francese, una partita che deve ancora decollare con Glovacki che riparte da Scheremet. Vantaggio Ruifet sull'attacco di numero 7 Kolukov, il più piccolo, l'unico 2007 del Krasnodar. Ancora duello tra Golubkov e Ruifed, esce Dublai, il vento sta un po' complicando i piani del giocatore in campo, specialmente su questi palloni alti, qualche difficoltà è assolutamente comprensibile. Vennetti lì per controllo un po' così di Ruifed, che riesce comunque a tenere palla in campo, a scaricarlo molto bene verso anche lei, che a sua volta un buon controllo, si vede Fernandes, va dentro anche lei per Ovr, che controlla soltanto per un attimo e poi la palla termina sul fondo. 8 minuti, c'è un altro cambio nel Krasnodar che continua a far ruotare i suoi effettivi, rientra in campo Artem Abiryukov, anzi no, prima di lui anche Gert. Abiryukov fuori il numero 17 Tasparian e fuori anche Golubkov. I cambi per i russi che hanno questa gestione molto vorticosa delle sostituzioni per consentire lo stesso minutaggio a tutti i giocatori. Lo scatto di Kouamdi, palla tenuta in campo, si lotta sul filo del fallo di fondo, alla fine c'è il fallo in attacco di Kouamdi e la punizione per il Krasnodar che regge nel suo atteggiamento molto accorto. Ancora cambi, un po' perso il conto delle sostituzioni del Krasnodar, pronto a rientrare anche Yatsenko con un pareggio. Il Krasnodar è certo di aggiudicarsi questo girone in virtù dei 6 punti nelle 2 partite precedenti. Il PSG che invece deve vincere, poi avremo una classifica avulsa con 3 squadre a 6 punti. A quel punto credo che si passerebbe la differenza reti, bisogna vedere anche con quanti punti, con quanti gol di scarto vincerebbero PSG e Juventus ora in campo. Dunque sono discorsi, sono calcoli che rimandiamo a più tardi. Punizione, anzi rimessa per il Krasnodar, ha comunque dalla sua l'occasione migliore della partita, la punizione di Bidukov ben deviata da Duglai. Poco da segnalare invece per il PSG, al volo, soluzione pensata ma non riuscita da Posmashny, può partire contro piede del PSG che lei controlla male. Uvr viene fermato da Petrov. Biryukov, attenzione ancora Posmashny, ancora Biryukov, ancora il numero 10, pensa al tiro, viene fermato Posmashny, deve allargarsi, porta sull'esterno Vennetti lì, si gira bene Posmashny e poi ancora il PSG a ripartire con Fernandes. Nessun cambio invece per il PSG che sta tenendo gli stessi 7 già dal primo minuto, allora vedremo sicuramente tanti cambi nell'intervallo come da abitudine della formazione francese. Fernandes si lotta, la palla è del Krasnodar con Posmashny, 2 contro 1, c'è solo Ruifed, Posmashny dentro, la bella palla per il gol da parte di Biryukov, il Krasnodar passa in vantaggio, combinazione ancora Posmashny-Biryukov, ancora loro due, i due attaccanti più pericolosi della formazione russa. Il tunnel di Posmashny tra le gambe di Ruifed per il tap-in di Biryukov in anticipo su Duglai, va in vantaggio il Krasnodar che allora a questo punto si porta addirittura a punteggio pieno nella sua classifica
e per Biryukov, che aveva segnato ieri anche allo United. Si tratta del terzo gol, i primi due segnati in due gare diverse agli inglesi, questo realizzato contro il Paris Saint-Germain. In questo momento è dunque undicesimo nel raggruppamento finale. Adesso si aspetta una reazione, ma è molto difficile, come abbiamo detto, fare gol a questo Krasnodar. Passato in vantaggio con il terzo gol di Biryukov, Krasnodar che ne ha totalizzati in tutto appena 5. Attacco meno prolifico del torneo. 5 gol, 3 di Biryukov, 2 di Posmashny. Rientrano ancora, continuano i cambi, la girandola di cambi del Krasnodar, rientra ancora Yatsenko, piuttosto difficile star dietro ai cambi del Krasnodar. Ci limitiamo a riportare i giocatori, il pallone che lei scambia con Ovr, ancora che lei, poi Rui Fed, veniti lì. Controlla male, però palla Biryukov, rinviene Venetilli, poi Posmashny attaccato da Fernandes, Glovacki va lungo, pallone che rimane in campo, lo tiene in campo Biryukov, poi Venetilli, sempre prezioso, il numero 8 che lui ha brillato in questi 4 giorni di torneo. Fernandes, Venetilli, Uamdi. QMD per Ovr, Ovr in appoggio ancora QMD, poi Rui Fed, che lei, QMD, ancora Rui Fed, 3 minuti all'intervallo, sempre 2-0 anche per la Juventus sul campo numero 1. Palla in mano, Krasnodar che continua, come vedete, a gestire molto bene il risultato. PSG che non è riuscito praticamente a creare occasioni, e questo insomma merito dell'ottimo atteggiamento difensivo di una squadra di bambini 10-11 anni, che però è stata allenata in maniera molto matura. Li vediamo spesso anche i bambini a Krasnodar dopo le partite svolgere tutti insieme attività di faticante bordo campo, una grande serietà anche dal punto di vista della preparazione fisica, che credo che questa sia una squadra molto coriacea, molto scorbutica, nonostante manchi qualcosa forse a livello di individualità tecniche, un atteggiamento difensivo molto accorto. E qui un'altra rimessa per il PSG che non riesce a portare pericoli alla porta di Sheremet. Rimessa laterale affidata alla numero 7 Fernandes, 2 minuti all'intervallo. PSG sotto di un gol, Fernandes guadagna un'altra rimessa. Rui Fed, pallone calciato al centro, mancato dalla PSG, rimessa laterale in attacco comunque per i francesi, ancora Ovr, movimento di Kelley, ancora Ovr, controlla male, pasticcia, regala la rimessa a Krasnodar. Una fretta la formazione russa, 80 secondi alla fine del primo tempo, partite che sono l'aperitivo del programma che diventerà via via sempre più intenso, sempre più importante fino alla finale, intorno a mezzogiorno, di finale assoluta di questo torneo tra Atletico Madrid e Benfica, le due squadre migliori di questo torneo, lo hanno dimostrato lungo tutto il percorso, Atletico che ha dominato vincendo tutte le partite che ha disputato, Benfica che invece ha avuto una battuta d'arresto contro il Corinthians, poi però l'esperienza e il livello, la capacità di salire di prestazione con l'andare avanti del torneo ha fatto sì che battessero Roma e River Plate con uno scatenato Gonçalo Oliveira, autore di 3 gol su punizione in queste due partite, decisivo in entrambi i match. Ultimo minuto del primo tempo, 25 secondi, punizione Krasnodar in vantaggio 1-0, gol di Biryukov, poco da segnalare al di là di questo gol dei russi, PSG di fatto mai vicino neanche alla conclusione,
quasi SV in pagella per Scheremet, merito davvero di un Krasnodar molto ben organizzato in difesa. La rimessa in attacco per i russi che concludono la frazione tra i piedi, ora la perdono, la recupera Quamdi, poi Venetilli indietro per Ruifed. Ovra, Venetilli, che lei è scivolata, molto attento il Krasnodar qui con numero 6 Shubenko, perfezione del disimpegno, finisce ora primo tempo 1-0 Krasnodar, decide fin qui il gol di Biryukov, 1-0 per i russi sul campo numero 1 Juventus in vantaggio 2-0, reti di Torriero e Bufandà. Risultati alla fine del primo tempo. Si riparte, secondo tempo tra Krasnodar e Paris Saint-Germain, in vantaggio per 1-0 i russi. Biryukov in quest'ultimo match per il girone di consolazione dal 9 al 12 posto, lancio lungo a cercare lo scatto di Gomis, ci sono naturalmente tanti cambi a questo punto nel Paris Saint-Germain come da previsione. In campo Gomis col 10, Pietra col 9, vediamo anche Elanak col 4, Colela col 5, Sulpice Timothée con l'11. Il numero, no, sono rimasti anche Gomis e Fernandes, allora gli altri 5 giocatori sono 12 in tutto, 5 sono cambiati, gli unici rimasti in campo sono il 7, Rafael Fernandes il capitano e Gomis con il 10, Gomis è subentrato, insomma sono cambiati in 5 su 7, la palla recuperata dal PSG, dunque con Colela per il Krasnodar, naturalmente tanti cambi che continuiamo a vedere anche nel corso del secondo tempo. PSG che deve recuperare un gol, un minuto già trascorso, 1-0, pochissime occasioni per i francesi, praticamente nessuna nel primo tempo, ne ha avute due il Krasnodar, la seconda è stata quella buona per il gol di Biryukov. Attenzione ora subito l'azione di Sulpice Timothée, viene affrontato dall'avversario con il suo numero 11, si trattava di Yatsenko, palla al centro, cercare Gomis, allontana la minaccia il Krasnodar, la rimessa laterale a favore del PSG, se ne occupa Elanak. Pietro va sul fondo, guadagna calcio d'angolo, anzi no, si tratta di rimessa dal fondo, l'ultimo tocco è proprio di Pietro. PSG con alcuni tifosi che fanno il tifo sugli spalti. Per il Krasnodar sarebbe la terza vittoria in tre partite in questo raggruppamento, e la cosa notevole è che non hanno ancora subito gol in queste ultime tre partite. 2-0 contro la United, 1-0 contro la Juventus e adesso 1-0 contro il Paris Saint-Germain, che deve cercare di fare qualcosa in più. E la NAC trova un buon movimento per partire, guadagnare una ventina di metri, allargare a destra per Gomis al centro, non c'è precisione nel suo cross che termina direttamente sul fondo. Di testa Biryukov, poi Posmacini, una giocata, poi però il pallone è uscito, la rimessa laterale per il PSG. Sì, dicevamo del PSG che ha cambiato 5 su 6 giocatori di movimento, come sempre l'unico che gioca sempre è Rafael Fernandes, gli altri vengono sempre cambiati interamente. La giocata di Sulpice Timothée che cerca di farsi vedere ma deve retrocedere, palla indietro per Colela per Sulpice Timothée che allarga ancora per Fernandes, il pallone al centro, ancora mette fuori la difesa del Krasnodar. Il pallone che viene tenuto in gioco da Colela, Colela va lungo, ancora lui che serve Raffa, è sempre sul Pistimote, all'indietro per Douglas, Colela, errore molto grave di Colela che regala palla a Biryukov, dentro per Posmacini, posizione regolare Posmacini, contrasto e calcio di rigore per il Krasnodar, il contrasto con Sulpice Timothée, c'è il rigore a favore del Krasnodar, ancora la combinazione Biryukov-Posmacini, questi due giocatori che da soli tengono in piedi l'intera produzione offensiva del Krasnodar, qui il rigore c'è, il sandwich con il trenetto scorretto di Sulpice Timothée,
il tiro e il gol da parte del numero 18, anzi del numero 6, chiedo venia, Ciubenko, è lui che segna il 2-0 del Krasnodar, il primo gol non segnato né da Pusmacini né da Biliukov, porta la firma sul rigore di Ciubenko al primo gol nel suo torneo, e c'è il 2-0 del Krasnodar che a questo punto vede molto vicino il nono posto. E insomma, PSG che continua comunque a creare molto poco, e il risultato fin qui senza assolutamente discussioni, ineccepibile la vittoria dei russi. Ancora una volta PSG ha commesso un fallo da rigore, il secondo nell'ultima due partite, ieri aveva portato al gol di Giorgi della Juventus, oggi Glovacki, oggi Ciubenko realizza il 2-0 che mette la partita decisamente dalla parte dei russi. La loro seconda partecipazione in questo torneo, come l'anno scorso hanno esibito una buonissima fase difensiva, il livello si è alzato quest'anno rispetto all'anno scorso, erano arrivati quinti, ma quest'anno il nono posto è comunque più che dignitoso, per una squadra che non ha le individualità e anche, va detto, anche le disponibilità economiche di scout, di scouting di grandissime squadre, proprio come il PSG, che però come vedete sta soccombendo 2-0. Elanak prova il sinistro dalla distanza, c'è un gran gol di Elanak, riapre la partita il Paris Saint-Germain, il primo gol subito dal Krasnodar in questa fase di consolazione, lo mette a segno il numero 4 Naufel Elanak, un bellissimo sinistro da fuori area che non dà scampo a Chelemet, che deve davvero inchinarsi. Gol bellissimo del numero 4, il gol numero 2 del suo torneo, aveva fatto gol al Manchester United nel 3-2, anzi è il terzo gol, che ha fatto gol ieri due volte, uno al Corinthians venerdì e venerdì pomeriggio al Manchester United, aveva segnato due reti, e il gol numero 3 di questo interessante giocatore dai colpi, soprattutto da fuori area, molto interessanti, aveva segnato su punizione al Corinthians. Si ripete qui con palla in movimento, allora riaperta la partita mentre dilaga la Juventus sul campo numero 1, addirittura 4-0 per i bianconeri che hanno segnato con Ventre, con Grosso se non vado errato, cercheremo di essere più precisi, insomma Juventus molto autorevole contro lo United, che dunque si appresta a concludere in dodicesima posizione questo Venice Champions Trophy. Tutto aperto invece per le posizioni della 9 alla 11, col PSG che cerca di serrare i tempi, qui un'altra conclusione da fuori, facile però l'intervento di Chelemet, ancora recuperato il pallone da Fernandes, poi sul Pistimoté, prova anche lui, pallone che Chelemet lascia sfilare sul fondo. Continua la girandola di cambi del Krasnodar, sta per rientrare Pozmashny, insieme a lui altri due giocatori, Ciubenko e Yatsenko, che prende adesso il posto di Petrov. Difficile stare dietro davvero a tutti i cambi, la velocità, la frequenza dei cambi del Krasnodar. Recupera palla Gomis all'indietro per Kolela, poi Douglas. Meglio il PSG rispetto al primo tempo, tra Douglas per sul Pistimonte e la Nach, pallone messo fuori da Krasnodar, però è più continua e più intenso il pressing del PSG sul Pistimonte, che si allunga il pallone, rischia di perderlo, alla fine lo gioca bene verso Pietra, poi Fernandes ancora sul Pistimonte, il gioco di gambe per ripartire da Kolela, Kolela avanza, la PSG è tutto nella metà campo avversaria, prova dalla distanza un attiro, Kolela che Chelemet para in due tempi senza grossi problemi. Krasnodar adesso un po' più rannicchiato nella sua metà campo, attacca Pietra, rischia Grosso qui e la palla è fuori, c'è calcio d'angolo per il PSG che sta mettendo in difficoltà sul piano del pressing la formazione russa. C'è ancora una serie di cambi chiesta dalla panchina del Krasnodar, si batte credo prima l'angolo, però se ne occupa
Gomis, pallone alto al centro, soluzioni sempre molto insidiose queste con i centimetri di Collelà. Rincorre palla Golubkov, la tiene in campo, poi la gioca un po' alla cieca dall'altra parte del campo, c'è la velocità di Gomis che tiene pallone in campo, anzi no, la rimessa è a favore del Krasnodar, ci sono i cambi, rientra il numero 6 Chubenko, poi anche Biryukov, fuori Golubkov e Gert, insomma, sono davvero tanti, a ogni cambio di campo, ogni azione, ogni interruzione ci sono due o tre cambi del Krasnodar. Rimessa effettuata male, ribatte il Krasnodar, siamo arrivati alla metà del secondo tempo, 2-1 per il Krasnodar, 9 punti per ora per i russi che sono vicini alla nona posizione, 6 per la Juve, 3 per il PSG, nessuno per il Manchester, dunque è presto fatto il calcolo delle posizioni dalla 9 alla 12, in questo momento sarebbero Krasnodar 9, decima la Juventus, undicesimo il PSG, dodicesimo il Manchester United, vediamo se cambia qualcosa, per esempio se il PSG riesce a rovesciare il fronte offensivo, il pallone è buono per lo scatto di Fernandes in vantaggio, copre bene, numero 2 Tretiakov, controllo di Biryukov fermato regolarmente da Elanak, anzi no, ci mette un po' l'arbitro, poi interrompe il gioco, il fallo piuttosto duro su Biryukov di Elanak che rivediamo, preso un po' tutto comprese le gambe. Nove minuti, punizione Krasnodar. Batte Blovatsky, poi all'indietro. Chubenko. Pallone messo un po' alla cieca in avanti da Yatsenko. Recupera Douglas, riparte il PSG, pallone che non passa però, anzi lo recupera il Krasnodar con Posmacni agganciato da Elanak, calcio di punizione. Al limite, questo è un fallo proprio da grande, da adulto, era fatto in porta Posmacni, lo ha steso al limite dell'area Elanak e calcio di punizione, guardate come interviene Elanak con la gamba piuttosto alta, quasi solo a cercare il corpo dell'avversario, intervento che in altri contesti, in altre manifestazioni sarebbe stato passibile almeno di cartellino giallo, qui ci si limita a fischiare il calcio di punizione. Otto minuti, calcio di punizione per il Krasnodar, in destro raso a terra, Douglas in tre o quattro tempi riesce a bloccare questo pallone, reso insidioso anche dal vento, raso a terra, è stato un po' incerto, ripeto, anche il vento che adesso è molto forte sul campo, complica la vita a portieri e difensori. Fernandes, la rimessa, Elanak di prima sul Pistimotè, colpi di testa a ripetizione dei giocatori in campo, poi la carica di Pietro, molto duro, non dà fallo l'arbitro, intervento, la carica da parte di Pietro su Tretiakov, ancora Pietro sul Pistimotè, messo giù, si gioca, contropiede Krasnodar, azione di Chubenko, grande giocata di Chubenko nello stretto, poi manca il controllo Yatsenko, la rimessa è francese, 6 e mezzo alla fine, sempre 4-0 per la Juventus, partita che non ha più nulla da dire sul campo numero 1, qui invece c'è partita tra PSG e Krasnodar, rimessa ancora in attacco per il PSG con Fernandes, anima di tutte le azioni, unico giocatore che viene sempre impiegato per 40 minuti, un giocatore del 5 maggio 2006, Pistimotè, lontana, Krasnodar porta via il pallone con Biryukov, riparte da Sheremet, pallone ben giocato ma operato da Kolela,
con le lali, l'incertezza con i piedi che mette in movimento ancora Posmacni e la Mac stavolta, e la Nax stavolta solo il pallone a spazio sul Pistimote, 2 contro 2, rinviene velocissimo Yatsenko sul Pistimote, la conclusione Scheremet tiene lì in due tempi, però non è tutt'altro che facile questo per Scheremet, tiro molto teso, molto insidioso sul Pistimote. Grande evento anche impostazione commento, va detto, ci sono fogli che svolazzano da tutte le parti. 5 minuti, siamo nell'ultimo quarto di gara, tra poco vi entreremo. E il PSG ha accorciato le distanze, ma non basta per evitare la sconfitta, è l'undicesima posizione, per evitare la quale il PSG dovrebbe addirittura vincere questa partita. Mancano solo 5 minuti. Punizione per il PSG, se ne occupa ancora il numero 11 Endis sul Pistimote. A cercare Colelà o Pietre, pallone molto alto proprio verso Colelà, anticipato di testa, può partire velocissimo Posmacni, salta 2, ancora in Annac nella sua specialità, il recupero in scivolata, giocatore che rischia molto ogni volta, però stavolta è andata bene. Qui c'è un fallo forse di sul Pistimote, lascia giocare l'arbitro Rafael Fernandes. Colelà, solo PSG da qualche minuto, decisamente più propositiva la formazione francese. Lancio lungo di Fernandes, interviene la difesa del Krasnodar, poi la ripartenza da parte di Yatsenko, anzi di Chubenko, recupera il PSG e la NAC, in scivolata stavolta è Biryukov che interviene e la palla è in angolo. Calcio d'angolo e come sempre sale Colelà per andare a dare mano forte. Ieri si è procurato un calcio di rigore su situazione di calcio d'angolo, giocatore che svetta su tutti gli altri 13 in campo. Pallone calciato per Colelà che stacca bene ma colpisce soltanto parzialmente il pallone che sfila in fallo laterale. Quando bisogna forzare la soluzione, PSG si affida all'altezza ai centimetri di Kylian Colelà, Junior Kylian Colelà, nato il 23 luglio 2006 da francese, 2 settimane dopo la finale mondiale persa dalla Francia contro l'Italia in calci di rigore. Sembra un evento a noi vicino, molti di questi bambini non erano neanche nati quel giorno. Ancora Francia, ancora PSG e la NAC per Pietra, tutto solo Pietra, salta anche il portiere Scheremet e poi c'è calcio d'angolo. Una buona azione questa per il PSG, la migliore occasione per pareggiare avuta da Pietra, è stato Scheremet a toccare con il piede sinistro a mettere in angolo, battuta corta Pietra per sul Pistimote che calcia in porta e la palla è sul fondo. Il vento adesso è una variabile, un fattore in campo sul Pistimote, ancora il sinistro del giocatore numero 11 terminato fuori, però fuori bersaglio. Pressing alto del PSG che va a cercare di affrettare i tempi, Krasnodar butta un po' via il pallone, lo recupera ancora il Paris Saint-Germain, la rimessa però è russa, non è riuscito a tenerlo in campo e la NAC. 2 minuti e 20, 4-0, non cambia più il risultato sul campo numero 1. Dunque stiamo per arrivare alla classifica finale che vede Krasnodar quasi certamente sicuro del 9° posto, 10° posto per la Juventus, 11° posto per il Paris Saint-Germain, 12° posto per il Manchester United che ha battuto il Krasnodar nella fase a gironi ma ci è finito dietro. Per quanto riguarda invece il girone finale, ancora Pietra mette in mezzo, guadagna calcio d'angolo. Serie di angoli per i francesi, quando c'erano i giocatori russi si tratta di rimessa, ma l'arbitro ha... no, l'arbitro inverte, a questo punto è rimessa laterale. Batte Pietra, non benissimo, intervento in gioco forse pericoloso di Ranac, si gioca Fernandes sul Pistimote, ancora Fernandes cerca Gomis, si è visto poco Gomis che ieri era stato molto pericoloso nelle sue accelerazioni, qui un intervento scomposto da parte di Yatsenko su Colelà. La punizione per il Paris Saint-Germain, se ne occupa ancora Elan Nak, chissà, potrebbe anche provare il tiro in porta, il vento è a favore,
sentimento è contrario in realtà, a favore del Krasnodar. E la Nach con l'ela dolorante alla sua destra andrà per i pali. E la Nach, il tiro molto 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 ben indirizzato, centrale para Sheremet. Ha cercato anche l'effetto del vento, è stato attentissimo Sheremet, uno dei migliori portieri di questo torneo. Krasnodar che gestisce il possesso a 30 secondi dalla fine. Ci sarà qualcosa forse da recuperare, il PSG che però non potrà che arrivare a pareggiare al massimo questa partita. E dunque Krasnodar rimane moderatamente tranquillo, certo della sua nona posizione. Ultimi secondi, continuano a esserci cambi, due di recupero allora concessi dall'arbitro, proprio in virtù dei tanti cambi effettuati dal Krasnodar. Colela, la palla è per Douglas che la rimette in gioco con le mani perché era uscita e allora può giocarla con le mani verso Colela. Lancio lungo per Fernandes, controllo difficile, si attira i giocatori del Krasnodar mentre accorciato a distanza lo United proprio nel finale, 4-1 per i Red Devils, anzi per la Juventus con il gol dei Red Devils che quantomeno va in rete, vanno in rete con le mani ancora sul Pistimote, si lotta con le là, 80 secondi alla fine, con le là sul Pistimote, lascia il pallone, lo recupera Yatsenko, velocissimo numero 11 Yatsenko, con le là lo ferma falosamente, punizione per il Krasnodar, secondi che passano a favore della formazione russa che vede avvicinarsi il nono posto, vince 4-1 anche la Juventus ed è dunque il fischio finale per il torneo di Juve Manchester United. Il fischio finale della partita tra Juventus e United. Punizione con Krasnodar che la effettua con Ciubenko, l'autore del gol del 2-0 della formazione russa, va addirittura in porta Ciubenko, la risposta in due tempi di Douglas che poi viene travolto falosamente da un avversario. Ciubenko con una botta di destro, andato per la potenza, Douglas se l'è cavata. C'è spazio per un'ultima azione del PSG, la palla per Elanac, per Fernandes, fermato al limite dell'area, allontana Ciubenko, c'è il fallo in attacco commesso dallo stesso Elanac, è rimasto giù il numero 10 Birukov, di gran carriera, corre il massaggiatore del Krasnodar per portare soccorso all'attaccante, anzi capitano, si trattava di Glovacki, al capitano del Krasnodar. Eh sì, credo che sia il classico scontro ginocchio contro ginocchio, molto doloroso ma fortunatamente non grave dal punto di vista dei danni. È in piedi Glovacki per fortuna. Il sito che ricordiamo è venicechampionstrophy.com. 20 secondi oltre il secondo minuto di recupero, Krasnodar che sta per portare a casa la partita, fischietto in bocca e triplice fischio per questa partita che pone fine al torneo di Krasnodar. E Paris Saint-Germain festeggiano i tifosi russi sugli spalti, il Krasnodar fa bottino pieno in questo girone di consolazione, vince 2-1 ed è nono.